degli anni 50 alla Napoli di oggi, a Napoli, al cimitero di Fontanelle, c'è una lunga, un'antica tradizione popolare. I morti durante la pestilenza giacciono, le loro ossa giacciono accatastate. E c'è la credenza popolare che questi morti, che sono passati da una vita ad un'altra senza il conforto dei propri cari, vivono in una sorta di purgatorio, senza il conforto della fede. E dunque c'è la credenza che chiunque vada a trovarli, vada a portare loro dei fiori, vada a pregare per loro, possa ottenere per loro quindi un passaggio più rapido un'altra sorte e d'altra parte ricevere in cambio da questi morti che viaggiano in questo limbo dei messaggi, qualche cosa che possa essere importante e utile nella vita di oggi. Il Purgatorio, il film di Giovanni Ciccioni che state per vedere, è un film che lavora veramente su questo, non soltanto nel termine del soggetto, ma che nella forma, in questa forma, in questo stadio che sta a metà fra ciò che ha una forma reale, vivente, e ciò che invece è quasi fantasma. Ed è, credo, di tutti i documentari che abbiamo selezionato, il documentario che potremmo definire visionario. Sono molto contento di presentarvi Giovanni Cioni, perché non soltanto è un bravo cineasta, ma è anche un concittadino, un toscano. Vi prego di accogliere. Grazie Luciano. Io sono poi lieto che perché questa sera è la prima del film, dunque stasera che il film comincia a esistere, io non voglio parlare di più del film, dopo che ha detto Luciano, perché ovviamente voglio poterne parlare con voi dopo, però sono lieto di essere qui per il Festival dei Popoli e anche perché insomma c'è tutta una concatenazione di fatti. Io ho cominciato a fare il film a Napoli. Nello stesso periodo mi sono stabilito qui, qui in Toscana. E per me ha un senso particolare che stasera il film venga visto. E volevo solo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che sono presenti qui, i miei produttori Angelo Curti, Teatro Uniti e Michel David, quelli che hanno lavorato sul film, che mi hanno seguito, da Valeria che mi ha organizzato tutto, Davide Santi, Massimiliano Pacifico, Marco Saitta che ha fatto il suono, che è presente anche qui. Sono lieto di essere qui, sono lieto che voi siete qui, sono lieto di tutti gli amici che sono venuti anche da lontano per vedere e assistere a questa anteprima. Saluto anche tutti gli amici del Ponte Rosso, con i quali sto lavorando su un altro progetto e ci vediamo dopo e vi auguro una buona proiezione.